e lei Sofì, e diamo il benvenuto all'ospite di oggi. Ciao a tutti. Yeah! Aspettate, fermi. Prima di iniziare col video vogliamo dirvi una cosa super importante. Ovvero abbiamo occasione di vederci a Milano il 12 novembre al centro commerciale Bicocca Village. Saremo insieme ad Eleonora Olivieri. Vi aspettiamo lì tutto il pomeriggio per darvi tanti abbracci, fare foto e tutto quello che volete. Vi lasciamo al video un bacione. Lei è mia cugina Angelie. E oggi siamo nel secondo episodio della Bocca Pazza Challenge. Nel primo episodio, che se vi siete persi trovate il link in descrizione, vi avevamo promesso che al raggiungimento di 50.000 like avremmo rifatto questa sfida con un ospite speciale. Ed eccola! Fatevi valere, spolliciate anche questo video e se vi va seguitela su Instagram, la trovate come Angela Calagna. Ah, e mi raccomando, seguite anche noi su Instagram, chiocciola me contro te. Per chi non sapesse in cosa consiste questa sfida, abbiamo qui tre tipi di bocche pazze. A turno ne dovremo indossare una e leggere delle frasi. Gli altri dovranno provare a indovinare che frase abbiamo detto. Ci avete chiesto in tantissimi dove potevate trovare queste bocche pazze e le trovate in edicola. Non aggiungiamo altro e iniziamo! Vediamo chi inizia. 1, 2, 3. Come si fa a fare carta, forbice e pietra in testa? No, non è carta, forbice e pietra, devi contare. Ah, ok, ok, vai. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Inizia Sofì. Sofì, dai, gira la rotellina. E poi via. Adesso tocca ad Angelico. Oh, amore. Ecco a te il tuo pacchetto. Adesso tocca a me girare la rotellina. Cosa? Poi vedremo cosa ti faremo fare. Sarà terribile lui. E ti dirò di più, dovrei fare la penitenza con questa bocca. Vai Sofì, inizia. Ah, non lo so. È gigante. Come un dentista. Esatto. Te l'ho fatta. Ti attenti ragazzi, sono mossa. Leggi le frasi e vediamo quanto sei brava. Allora, andavo a Ravalla cogliendo cristallo, tornando. Che stai cogliendo? Andavo a Ravallo. Cogliendo cristallo. E però me la ricordo più. Tornavo ridendo, cristallo cogliendo. Tornavo ridendo, cristallo cogliendo. Brava. Sono bravissima. Abbraccia pure me. Bravissima. Adesso vado con l'altra frase. Mi raccomando, concentrazione, calma. Allora. Non si può guardare. Calano mille degli arricoli della marena. Con gli arricoli. Io ho capito solo amarena. Che niente c'era. Degli arricoli. Degli arricoli. Degli arricoli. Degli arricoli. Cosa? Della marena. Arena. Marena. Della marena. Della marena. Della marena. Della marena. I vermi. Ah, i vermi. I vermi. Scusate, scusate, puoi rifare il verso del Merli? I Merli pazzi. Per fare merenda. Per fare merenda. Con gli arricoli. Con i vermi molli. No! Adesso tocca ad Angelina. Esatto. Vai con i capelli. Che carina, no. Questa è la bocca allo stupore, quindi dovrei leggere le frasi con questo tono. Con stupore. Wow. Li vuoi con i kiwi? E se non lo vuoi con i kiwi, che kiwi? Inquietante. Li vuoi quei kiwi? E se non vuoi quei kiwi? Aspetta. Che kiwi? Che kiwi vuoi? Ma è difficilissimo a dire. Che lei lo sa dire con tutto questo. Cioè io non lo riesco a dire. Li vuoi quei kiwi? E se non li vuoi? Che kiwi vuoi? Brava, altra frase. La amata vita. La amata vita. Giusto. Amatita. Mi se metà matita. E la matita in tasca. E la matita in tasca. Brava. Grazie. Non ha capito niente. Prossima frase. In via dell'agnolo c'era un rizzicagnolo. Okay. Un rizzicagnolo. In via del cagnolo. In via del cagnolo c'era un pizzico cagnolo. Cos'è un pizzico? Un pizzico di cagnolo. Che aveva un cignolo sul dito ignolo. Che aveva un mignolo. Sul dito ignolo. Aveva un mignolo sul dito mignolo. Aveva un crignolo. Un crignolo. Così, a francese, un crignolo. Non lo so dire. Adesso tocca a te.
Che devo fare la penitenza. Esatto. Quindi Angelo, cosa scegliamo di far rifare mentre legge le frasi? Perché mi escludono sempre? Ok, abbiamo deciso. Mio caro, tu mangerai dei buonissimi biscotti. È proprio il caso di mettersi la bocca arrabbiata. No, senti che trovi addosso. Anzi, devo da prendere un attimo, aspettatemi. Ecco qui i biscotti, lui. La mia merenda. La tua merenda. Ah, la sua merenda. E devo mangiare e leggere. E certo. Scusate. Ma non si orla con la bocca aperta. Tesoro, mi dispiace. Allora, metti i gettini qua dentro, così va, non senti. Se devi mangiare pure. Chiscia, raggio e nonno. Oh, camminare, tutto il nonno. Cos'è? Hai capito? Scusate, finite, non capisco. Non capiamo niente. Chissà ad operare. Chissà ad operare. Quello è biondo. Quello è preso. Quello è biondo. Biondo. Londo. Su. Dovete dire. Biondo. Fondro. Fiondo. Fiondro. Arcobaleno domani in sereno. Arcobaleno domani in sereno. Yeah! Il video di oggi si conclude qua. Aspetta, ma quale fine? Il video non è finito. Che stupido lui del passato. Ah, aspetta, ma sono sempre io. No, non è stupido. Vabbè, comunque, nei commenti del primo episodio, alcuni di voi ci hanno scritto: ma non è giusto che solo Sofì usa l'app della bocca pazza. Con l'app, indossando una delle tue bocche preferite, ti potrai riprendere mentre leggi una delle infinite frasi che ti genera l'applicazione. Tre secchi secchi in tre strette tasche stanno. Già, perché per chi non lo sapesse, esiste un'app gratuita per continuare a giocare con la bocca pazza. Quindi questa volta a provarla sarà il nostro caro lui. Ma perché continua a parlare in terza persona? Non l'ho capito. Sei il coniglio, ai ti figlia, leo gli ai e ti cagli gli altri. E non l'ho fatta. Decidete adesso voi qui sotto nei commenti chi è stato il più bravo. Come sempre salutiamo due di voi. Ma stavolta, come vi avevamo promesso, saluteremo da YouTube. Andiamo a salutare Raffi Games e Sofia Ciccolessi. Ciao. Speriamo come sempre di essere riusciti a strapparvi un sorriso. Vi mandiamo un bacione e abbraccio e al prossimo video. Ciao.